Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Scusa, non ho dovuto accendere la sabbia prima che abbia fatto una semena, ha argomentato dove è tornato, che ti sei trovato e per scelta per tanti pigi, ma lei si inca, gavare dello ok, ok? E argomentano, ho argomentato dove è tornato, se da ultimo vorrei che non so se me ne argomenta cosa, e la argomenta le ho tornato, che vado a fare niente, che vado a questo, inshallah che non canna meno una semena donna. Argomenti, esco lo così, e la anche la mia channel, tanto argomenti mi giungi in donna. أدي هذا ما سنتين مقال كل لقنا سارة سابتين كل اللي وداك كبر شو عن مو أركمنتانو حنا واحد لينا circolazione autostrada strada extraurbana principale ok sulle carreggiate sulle rampe sulle sfingole dell'autostrada è consentito nel caso di malessere di un passeggero fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza esatto la risposta vero è sulle carreggiate o dunque sulle rampe sulle sfingole io me la autostrada comunque è consentito all'ogliai nel caso di malessere haddi o qofhan un sudama di batte kutimato di un passeggero dato che saranno fermarsi in lista sulla corsia di, per la sosta corsa sosta di emergenza esatto vero ok il giubbotto e le bretelle retrofiattenti ad alta visibilità possono sostituire in ogni caso il triangolare mobili di pericolo la risposta vero è perché giubbotto retroflettente alla giacca da o e tutto sale marca la sciacquina giacca dal herto marco ti bacero corder la garca e alla ha ad ogari o tadi gariga o dodo caga all'avo in tadan gari che su digin o segnale triangolare mel adan digin marco giacca da hennessa marco halugo del crawler segnale triangolare mobili di pericolo non c'entra niente falso ok sulle carreggiate, sulle rampe, sulle sfingole di autostrada e strada extraurbana principale, il conducente può invertire il senso di marcia in casi di particolare emergenza. Allora, sulle carreggiate, sulle rampe, sulle sfingole, autostrada o dunque autostrada extraurbana principale, il conducente idraulico può invertire o usamente adicare il senso di marcia. Wadakaldan, o contrario o contromano a mal di marcia in casi di particolare emergenza di halat degdeg a khatar jirto no hada contromano adit o senso di marcia adit o markasta halat khatarta kordinisa marco aina corsia di emergenza anche se è stata quindi la risposta è falso è sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio la risposta vero è alla coda sui veicoli rigovari da è consentito alla guida il trasporto di cani e in l'uso un numero superiore al e o maana intu qaadi la inka badan hadii la sara aduna purché wuxuu yiri adeguatamente trattenuti al guinzaglio davvero vero meno secondo me è vero il numero di posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione la risposta è vero è perché gari ent bos u lei hai u kukuri in carta di circolazione ok il conducente di fuori strada SUV deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città che richiede particolare cautela soprattutto nella manovra di emergenza esatto la risposta vera è stata prima volta il conducente idraulico di fuori strada sul fondo del mercato deve ricordare che la guida che ha integrato di tale veicolo gariga è particolarmente impegnativa o amit ad fuggignan amana mashkul badan o bahan in città magari che richiede tasso cuidino in particolare cautela fuggignan farabadan soprattutto a bugudarnate nella manovra di emergenza esatto vero per consentire un'adeguata visibilità è vietato applicare pellicole adesive sul parapressa e sui vetri laterali anteriori dei veicoli esatto la risposta vero per consentire se hanno helno un'adeguata visibilità aracti bahadwin maana gariga marka wadno maraayda Soomaalida maragtay gariga drawl cortis alno kutaga mahalira tusbaxu gelina mesh maraayd wax yaran marka wuxuu yiri evitato wa kuma mnoo yiri applicare inaan ku dhijino bellicole sharatoin
adesivi sulla brapresa gari brapresidis. Sui vettori laterali, risposta vera. Risulta facile al conducente di un autoveicolo valutare la distanza che lo separa ad un ciclomotorista che rallenta bruscamente per svoltare in una strada non sufficientemente segnalata. Allora, la risposta falsa è perché risulta facile ad un fudut in umana o ugado amu kawarhela amu kahala o kortago il conducente idraulico ad un autoveicolo garigoto valutare in un prima la distanza che lo sembra marco kormoro amu basso ad un motociclista ciclomotorista motuoto che rallenta caso gavena e svitchis bruscamente sicche di sabre svoltare a sorra in un ledo in una strada vada non sufficientemente segnalata. Esatto, la risposta vera. Sugli autoveicoli il carico non può essere sporgere longitudinalmente della parte anteriore, esatto, parte anteriore, ma mai sporgenza, Gli organi di traino di un veicolo non devono essere periodicamente lubrificati. Falso è sempre prima, però. Gli organi di traino, non devono essere vaine e senahane, periodicamente qua si giocta lubrificati o lo se li dena e o se ma'na di birah la foda e soqan o i giaban mokte gawaredo e ku soqan bi se li da si o li farin o li da si o has. Quindi non devono essere falso e devono essere. Nei caravan per ridurre il rischio di ribaltamento in curva occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo da mantenere il paricentro il più basso possibile, esatto. Hoiri nei caravan gavare di caravan che per ridurre si lore il rischio catarte di un ribaltamento in edan in curva occorre che hane si assistemare in luogo di carico hamul oggetti pesanti o hayava in modo da mantenere il paricentro il più basso possibile. Più alto era o più basso era? No, la risposta vera è più basso, esatto. È vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul treno, anche se in parte sostenuti da ruote, esatto. È vietato a noi trasportare in alzo a carna man sorrano o trainare a mangin cose walaho che strisciano qua su hoca e adulca, brasso gide adulca, la miglia, sul treno adulca, anche a di uri se in parte sostenuti da delle ruote, la risposta vero, vietato. Qualora la in situazione di emergenza il conducente traina con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 4 punti della patente. 4 punti della patente? Perché? 4 punti secondo me è falso, è perché qualora di radio in situazione di emergenza il conducente drawl che traina Marco Ugida con il suo veicolo Garigi su Ugida e un altro veicolo senza rispettare a son Kudakmenin la prescrizione o anente relativa alla solidità o la utile di collegamento scuhered gawared è punito halgu in qabaya la sottrazione in legacero ama lagagoyo 4 punti seddah dib'o afar dib'o della patente, no? Falso e salto. Su strada extraurbani chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie fiscide, infiammabili o comunque pericolose deve tra l'altro per segnalare la zona con il segnale mobile triangolare di pericolo anche in mezzo alla carreggiata, anche in mezzo, falso, e anche in mezzo alla sagaldessa, ok? Vermia. Vediamo. Il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità di notte anche nei centri abitati, no? Centri abitati non si può. Centri abitati, ma da giagantai, cassa magia, giubbotto ad alta visibilità, ok? Anche nei centri abitati, qualora deve fermarsi sulla carreggiata perché il suo veicolo ha un posto, no? Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali. Esatto, la risposta vera è un autoveicolo gari può trainare un altro veicolo garicola
che non sia caso ne un rimorchio esistente in la kingari aria, yani hadi 50 hadi 55 di amalia. Se questo è il caso non può più circolare o senso ancarin per avaria il cutima di auget o per mancanza di organi di essenziale santo. Il conducente di un altro veicolo che non abbia potuto evitare lo spargimento di materie pericolose può evitare di segnalare la zona con il segnale mobile di pericolo e segue segnali sensori per allontanare gli altri veicoli, no? Per forza o non stiamo là, segnale mobile triangolare di pericolo. Gli organi di treno di un veicolo possono non essere di tipo omologati, se destinati solo al treno di rimorchio leggero, no? Hatta di un leggero viaggio, sembra garica sta, ma rimorchio sta, in tale ne sta, ma ricordo, quale omologrene, omologati o halagavola, in lasciare, ok? Durante l'operazione di segnalazione con il segnale mobile di pericolo, il conducente non deve indossare il giubbotto ad alta visibilità. Se si trova sulla corsia di emergenza o sulla biazzola di sosta, falsissimo, perché hatta di u biazzola di sosta u gioga, ma corsia di emergenza o cugiro, già che due in un'erta. Okay? Il carico non deve essere superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo. Esatto, la risposta è vera. Il carico requiri non deve essere u sanahadi, superare metlafa di sagoma. Addat che gari invece u kuegi hai stabilito la utala grei per ogni tipo di veicolo gari castano ui hai. Esatto. Il conducente di un'autovettura deve considerare i rischi che sulla strada sono legati alla presenza di velocipedi, mezzi dotati di massa modeste e caratterizzati da basse velocità e possibile oscillazione trasversale. Esatto, la risposta però deve considerare qui. Il campo di visibilità degli autocarri permette il controllo sicuro di tutta la zona immediatamente antistante e laterale. Falsissimo, è gari o è il mercato del tit. Marchi non gavari dove avvenza da camion che ama trago che le shan murai dove lei se dahin tu che lei hai lavano mesi drago che minna horu che lei lehmi arada marca waxa ku suurtagalinay soo dhahay gari marka wadid raawalka wuxuu arkaraa meel kastoo gaarigaas ku saabsan falso ah duusan muraayad isticmaal marka chiunque non abbia potuto evitare la caduta e lo spargimento di materia pericolosa deve tra l'altro eseguire segnali manuali atti a segnalare il pericolo solo dalla parte dove è stato posto il segnale triangolare mobile di pericolo. Ancora questo qua secondo me è falso, deve segnalare fuori dai centri abitati obbligatori anche di giorno per segnalare un veicolo fermo sulla carreggiata mediante il segnale triangolare di mobili di pericolo quando non può essere visto natamente 100 metri di distanza. Esatto, magari il basta marcare un giorno o gariga le dopo vai in gariga che so degna già che da herena che di pala signal che si dà che sotto a so canna mer bocol meter no gestamel andigna, quindi la risposta è vera, ok? Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né impedire la libertà di movimento nella guida. Esatto, rarca gariga la so sara va in wahada mit ana qabadeen in aragtida gare dorawal iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa dadka shacabka wixii saaran per un ciclista che si accinga ad effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità di avvicinamento dei veicoli a motore presenti nel traffico. Esatto, la risposta vera. Okay. Il massimo rapporto di treno per un rimorchio che è sprovvisto di qualsiasi dispositivo e frenatura è di 0,5, la risposta è vera. Il rapporto di treno entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo non deve superare il valore di 1. Nel caso di rimorchio munito di freno
di servizio di massa fino a 3,5 tonnellate. No, falso è, perché ora 0 è da un lato. Sull'autostrada strada extraurbana principale è vietato la circolazione di veicoli la cui condizione di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione. Su Ashen si diede la vatta, nati nei verità. Tan l'altra chieda, se lo calè, vero è. Il conducente di motociclo o di autovettura deve saper valutare nella guida gli altri rischi derivanti da un autocarro, autotreni, autoarticolati che non rispettano i limiti di velocità. Ultima domanda e la risposta vera. Ok? Saat prima che abbia dato 10 che non sa se è ancora meglio, ho argomentato dove è tornato che ti sotto dovato, ma c'è da battente più a me lei sin che guarda, a dia da udama sentina, c'è da sua vuota di donna, e a saabti in che la levo daga, a dua hanfirne la natigia da sotto che non so alad, i mi san qaladne, i mi san sahne, ok? Ora saab prima che abbia dato 10 che sa se è ancora meglio, se da su alad è an qaladne, mi da farata da qaldi lehen, i mi tahan qua qudi lehen. Su Ashafrat, sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente tenuti al guinzaglio. La risposta era falsa e non è vero. Ok, risulta facile mettere al conducente idraulico di un altro veicolo garico a valutare in un valutare galeamo, ma non la distanza da che lo separa ad un ciclomotorista gariga che rallenta caso covagina bruscamente per svoltare Marco Raveno Lehdo in una strada non sufficientemente segnalata. La risposta falsa è ne vera ancora uftei. Sugli autoveicoli il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore. La risposta vero, da ne falsi ma culufte. Entra che lo amo da sahne, a dia da una sentin, gulesta, sapri ma kaya badan, inshallah. Wahanobalana, asher kenehiga. Salam alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.